Capisci? Andavamo alla grande, velocità di crociera, certo navigazione a vista, mare un tantino agitato, ma era bello vivere così, col sole in fronte, a bordo di questa nave a 5 stelle. Chi si sarebbe mai immaginato che sarebbe finita così? Come dici? Tutti? Ma dai, su, dai, il peggio sembrava essere passato. Salvini ci aveva lasciato il timone e ubriaco di mojito si era tuffato a bomba dal ponte. Avevamo dovuto imbarcare quei disperati del PD, che però si sono subito messi sotto coperta, tomi tomi, mici mici, cacchi cacchi. L'atmosfera era buona, anche se tutti continuavano teneramente a darsi dei gran vaffa. Qualcuno sgomitava per avere i posti migliori e Di Maio era terrorizzato di dover tornare a fare il bibitaro. In effetti, quando Renzi si è messo a gridare terra, terra, avremmo dovuto pensare che c'era qualcosa di strano, eh? Mentre tutti cercavano questo approdo, così lui aveva già tolto il tappo alla nave ed era saltato sullo yacht del vincitore. E pensare che mi chiamava capitano, mio capitano. No, 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 non sto piangendo. È che mi è entrata una bruschetta nell'occhio. Eh sì, molti, appena capito che la barca stava affondando, hanno cercato di mettersi in salvo. Si è passati da uno vale uno a uno meno uno. Chi si buttava al centro, chi a destra, chi nelle scialuppe del gruppo misto. Raggi continuava a dire, va tutto bene, va tutto bene. La taverna la si sentiva strillare pure da sott'acqua. Oh, mi stai ascoltando, mister Guido? Io? Io per un po' ho lottato contro i flutti, poi mi sono lasciato andare alla deriva. Nessuno che mi tirasse un salvagente, che mi dicesse, torni a bordo, cazzo. Per sopravvivere ho dovuto fare il morto a galla, cosa che peraltro mi riesce benissimo, eh. E così sono già 3 settimane che mi nutro di bacche e locuste, roba che neanche buona fede. Ogni tanto ho dei miraggi, intravedo le sagome di Toninelli e Ciampolillo trascinate dalla marea. Su un albero vedo Zingaretti che grida, voglio una d'urso! Ieri ho parlato mezz'ora con Casalino, invece era una noce di cocco. Tu sì che mi capisci, mister Guido, tu che non hai mai contato un... Mi sa che sto impazzendo. Dio, quanto mi manca Palazzo Chigi. Vieni qua, va, ti faccio qualche capello in più. E pensare che con questo una volta ci coloravo le regioni, vabbè. Scriviamo l'ultimo DPCM, vediamo un po'. Come dici? Infatti, ma secondo te Draghi che cosa sa più di me? Tutti a dire quanto è frigo Draghi, quanto è bravo Draghi. E perché ha cambiato un commissario con un generale, capirai? Bravo, bravo, che sostituzione geniale. Adesso diamogli pure la panchina dell'Inter, così pure lì prende il posto di Conte. E poi mo lo voglio vedere io con l'Alitalia, con l'Ilva, con la scuola, le vaccinazioni. Ma dice che uno si butta a sinistra a fare il populista gentile, qualunque cosa significhi. Chi sei tu, marziano? Sei tu, Beppe? Non ti riconoscevo con quel casco. Che bello siete venuti a salvarmi. Come? Sono io che devo salvare voi? Senti, mi sono ricordato che c'è un mezzo apericena nella giungla, non so se riesco. Ma per curiosità, che tipo di movimento sarà? Non è che alle 10 state tutti a votare su Rousseau e io buttato in un angolo a ricordare quando facevo le bicchierate con la Merkel? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte a parlare di fantacalcio con Buffagno o se faccio un partito tutto mio? Vengo e mi metto così vicino alla finestra di profilo in controluce e voi mi fate, Giuseppe venite là con noi che c'è l'Europa. E io, andate, vi raggiungo dopo. No, non mi va, non vengo. No, mi sa che aspetto la fine della legislatura. Vengo, vi salvo e mi ributto a mare. Oppure vengo, mi salvo e vi ributto a mare. Cosa dici, Vito? Tu cuoque. Beh, se non è a rigore questo, voglio dire, fatelo vedere alla von der Leyen. Allora, questo era Neri Marco Recco.